Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mostri contro la linea. Parte di scherzi, benvenuti in questa ultima scena. L'ultimo episodio diviso ovviamente in due parti, perché se ve lo siete chiesti, gli episodi io li dividevo sempre in due, perché fare un episodio singolo di un'ora e mezza mi pareva esagerato. Quindi l'ultimo episodio si chiama proprio come il titolo del film. Continuiamo. Mostri contro alieni. Dove sono? Non lo so, ma quella tutina è veramente bella. Ah! E cosa ho addosso? Oh, la tua specie pensa di essere così intelligente, non è vero? Delle novità per te. Penso che sia stupida. Ovviamente, come tutti gli alieni. E alla fine ho il mio quantonium. Ora la mia conquista dell'intera galassia può continuare. Certo, come no? Oh no, ce ne sono centinaia. Centinaia? Ah, sono migliaia. E con loro cambierò il volto del tuo pianeta. Stupida femmina umana, non c'è via di scampo. Quel campo di forza può contrastare la forza di 10 uomini. Non di una grande donna. Hai sentito parlare di girl power? Esatto. E secondo, non hai notato che sono un tantino più alta della media? Alcuni direbbero che sono ginorme. Ovviamente. Forza ginormica. In trappola. Non lasciarlo scappare. Ma che ne sai tu? In teoria non dovremmo avere neanche comunicazione adesso. Ma io devo inseguire la navicella o devo colpirla? Oh, ho preso un altro trofeo. Tra l'altro, in realtà, ho scoperto, non è il gioco ad avere problemi, ma è proprio la PlayStation 3. È proprio la PlayStation 3 che a quanto pare non ha più... cioè, dà problemi. Ho provato anche con un altro gioco e non so perché adesso. Forse hanno fatto un ultimo aggiornamento per cui adesso la PS3 non ti fa vedere più i trofei. Ma con un altro gioco uguale, ti appare il suono ma non ti fa vedere più il trofeo. Quando alterate molte segnali. No, e cacchio, è troppo tardi. Sono e che palle. Puoi tacere e fare qualcosa? Ah, molto bene. Attivazione condotto alternativo. Non hai alcun rispetto per la cultura, vero? No. No. Esatto, lo sapevo che l'avrebbe detto. Chiudi la porta 31. Più che altro ti si chiudono le porte all'ultimo, porca miseria. Non sai mai se colpire o meno. Che rischio. Chiudi le porte. Cosa è successo? Madonna mia. Ecco fatto. Puoi tacere e fare qualcosa? Va bene. Molto bene. Attivazione ecco, punti è gratis. Non hai alcun rispetto per la cultura, vero? No. Ecco. Computer, chiudi la porta 31. Ok. Di qua. La 32. 32. Cacchio. Chiudile tutte. Non c'è modo di passare, Dio mio. Chiudile tutte. Ok, niente, proviamo di qua. Mannaia. Che è successo? Sono riuscito ad andare avanti e vai. Ah, altra boss fight nella zona circolare. Aia. Ah, benvenuta nella stanza dell'estrattore quantonium terrestre. Sentiti onorata. Nessuna specie ha mai visto una tale meraviglia. Ah, certo, come no. Oh, sono estasiata, non vedo l'ora di scriverlo sul blog.
Non ci siamo capiti. Tu non andrai da nessuna parte. Mi serve il Quantonium per creare le mie truppe d'invasione. Migliaia di miei cloni conquisteranno il tuo mondo. Ma poi perché dovete conquistare per forza la Terra? Cambierò letteralmente il volto del tuo pianeta con il mio. E da lì procederò alla conquista dell'intero universo. Migliaia di tuoi cloni? Ok, questo sì che è stupido. Sì, gliel'ho detto anche. Silenzio! Dimostrerò chi è il più stupidissimo. Issimo. Ma prima devo avere il mio Quantonium. I miei amici verranno ad aiutarmi. E per te saranno guai. Quegli imbecilli? Ha! Non credo proprio. Ora avvia la clonazione e lancia le navi. Che l'invasione abbia inizio! Ovviamente. Il Quandominium. Ora è ritornata piccina picciò. Tanto dire che abbiamo fatto schifo, quindi. Beh, non tutti possiamo essere dei super. Strano, geni, pensavo no? Peggio, dai. Pensavo letteralmente peggio. Wow, una scena in 3D incredibile. Avvio sequenza clonazione. Che brutti. Eccellente. Sembra un video degli anni 90 dei video musicali. Buonasera, Modesto, qui Bob Brinkman e Veronica Shepley. La storia di stasera. Siamo stati invasi. Già, pare che sia giunta la tanto attesa fine del mondo. Per saperne di più su questo importante cambiamento storico, ci colleghiamo con Enrico Puente. Generale Monger! Generale Monger, due parole! Da quanto ho capito, signore, il presidente in persona ha proclamato lo stato d'allarme per questa... Chissà perché il presidente non si è visto per tutto il film. Veronica e Bob, a voi la linea. Come al solito, nessuna dichiarazione in merito. Vostri, date a questi alieni una lezione che non dimenticheranno! Urrà! Eccola qua la tua dichiarazione! Wow, è stato carino il generale Monger a darci il suo aereo! Carino non mi sembra la parola più adatta. Da. Ragione, Bob. Dobbiamo salire sulla nave ammiraglia aliena, trovare Susan ed escogitare un modo per fermarli. C'è l'insettosauro? La squadra potrebbe farcela. Ehi, sembra quasi una missione impossibile! Oh, adoro quel film! Comunque, Doc, non sapevo sapessi pilotare un aereo. Beh, a noi scienziati capita di maneggiare questi mezzi. Eccola! La baia di atterraggio! Tenetevi forte! Scenderemo molto bruscamente! Esatto! Dove cacchio vai? Vai troppo piano! Sto andando alla grande! Cielo, non riesco a credere di averlo detto. E l'aereo precipitò! Atterraggio da tre punti, da manuale! Oh. Chi sarà il primo, Bob o Uomo Pesce Rana? Il comitato di benvenuto? Devono essere tutti alla festa. Ok, dividiamoci. Bob, prova a cercare Susan. Deve essere sull'astronave. Anello mancante, fai il possibile per impedire l'invasione. Dobbiamo guadagnare tempo. Io vi coordinerò dall'aereo. Non vogliamo certo che se la dia a gambe. Questo aereo cammina! Fantastico! Ecco il segreto! Ma è anche un robot gigante! Fuori! Vai, Bobo! Vai a cercare Susanna! Quindi il primo è Uomo Pesce Rana! Io l'ho già detto, l'anello mancante è meme material! Ogni espressione che fa, guardala! Io riguarderei tutta la serie solo per cercare dei pezzi da ritagliare. Devi raggiungere il nucleo, anello mancante. Prova Susan. Allora. Lo so che abbiamo già detto che ormai le sfere non ci servono a nulla, però
Già che ci siamo, scusami. Aspetta, anello mancante! Alieni in arrivo! C'è qualcosa di strano nelle loro biometrie, anello mancante. Sono tutte identiche! Santo cielo! Devono essere dei cloni! Aspetta. Usa i cannoni! Caricali con cloni e tira quel ponte laggiù! È pronta da lì che arrivano! Oh, che dolore! Beccatevi questo! Vai dentro! Vieni qua! Cannone avviato? Piu! Sì, come no! Spacco la faccia a tutti io! Aia, che male! Allora, vieni qua! Vai dentro! Eccellente! Vieni dentro! E anche tu. No, qui. Ecco fatto. Vai dentro. Non fate rullare. Piu. Si stanno un po' accumulando lì, eh. Sti primi piani terrificanti. Dice giù la testa, amico. Ecco fatto, dammi un po' di vita. Ora arriveremo in un'altra zona, anche qui. Spara i cannoni, spara i cannoni! Ecco fatto. Aspetta. Ecco fatto. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco fatto. Fammi passare. Aia, che male, è ancora quello che spara le palle. Dai che ti esplode una vicina. Che soddisfazione che ti ha fatto esplodere da solo. Piattaforma in arrivo. Sì. Già finita la zona? Ovviamente no, però mi piaceva crederlo. Prossimo cannone? Non credo sia un cannone, però penso siano i razzi. Aia. Ecco fatto, aspetta. Quando mi colpiscono con quel raggio, non riesco più a saltare a volte. Non riesco a prenderlo. Ecco fatto. Vieni qua. Dai, che palle. Vieni. Vieni qua. Puff. Oh, e ce l'abbiamo fatta. Ho fatto già fatica a prenderne uno. Ecco fatto. Vieni qua. Vai di là. Oh, e ce l'abbiamo fatta. Oh, di nuovo lui. Quanto mi sei mancato. In realtà no, però. Vai, bomba, colpisci. Oh, ed è sono andati tutti e due. Che soddisfazione. 10 su 10, IGN. Non so cosa sia, ma credo che mi stia curando. Ah no, di qua. 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3 e vai. 1, 2, 3 e vola. 1, 2, 3 e vola. 1, 2, 3 e vai. 1, 2, 3 e vai dall'altra parte. 1, 2, 3. Vai prima che ti sparano nella schiena dietro a te. Non provate a rifarlo a casa. Ecco fatto. Vorrei provare a farmi colpire solo per vedere
se quella macchina è come dico che mi cura o meno. Sono un campione. Ma ne dubito, forse si può. No, erano, mi servivano per avanzare. Vicino ci deve essere un interruttore che mi servivano e basta. Prova il modo di chiuderlo per la console, anello mancante. I comandi sono. E adesso arriva, pare una. Ah, strano, pensavo apparisse una, come si chiama, una barriera. Guardalo! Ed eccolo di nuovo qui. È tornato. Devi riuscire a sbarazzarti di quel robot. Dai, provaci. Dai, 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 vieni. Ancora uno? No, ok, perfetto. Quadrato? Ecco fatto. E adesso colpo volante. Dai, colpisci. È sempre divertente questa scena. No, e dai, volevo far esplodere le casse. Wow. Ma dai, si è anche illuminata la cassa. Si è illuminata la cassa perché gli siamo passati accanto. Vediamo, sentiamo, aspetta. Salute di ferro. Non tutti possiamo essere dei super geni, no? Pensavo sarebbe stato un grandissimo punteggio questo, io. Doc? Non saprei, Bob. Un attimo fa era qui e adesso non lo so. Ma questo non fermerà la nostra missione. Bob, dobbiamo ancora trovare Susan e bloccare gli alieni. Mi sono spiegato? Sì, capo. Per Susan, per l'anello mancante, per la spiaggia dei mostri. La spiaggia dei mostri? Bob. Oh no! La spiaggia dei mostri ha bisogno di me. Nessuno deve disturbare la spiaggia dei mostri in mia presenza. Sono pronto a tutto. Eh certo, le priorità, Bob. Allora, venite qui e combattiamo, dai. Vieni qua. Tutto ciò che possiamo lanciargli a me fa comodo. Cioè che siano bombe o robot penso sia indifferente. Vieni qui. Dai, ancora una. Adesso puoi raggiungere quel tasto. Vieni qui. Portatore sulla parete. Grazie. Ecco fatto. Grazie. Io mi faccio trasportare e cerco di non muovermi troppo. Ecco fatto. Allora torna giù. Bravo. Cerchiamo di prendere un po' più di punti che riusciamo. Ecco fatto. Qua non c'è nulla. Vai, vai, corri. Corri. Corri Bob laggiù, papara. Non buttarti giù. Visto che ne lanciano così tante, è molto più facile riuscire, ecco, a colpirlo in qualche modo alla fine. Via da lì. Sì. Vieni qua. Ecco fatto. I robottini, questi qua volanti, sono pericolosi. No, 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 la bomba. Dai, ancora uno. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vieni qua.
Già che ci siamo a questo punto. Ecco fatto. Abbiamo il 2 per, usiamolo. No! L'elettricità. Aia. Vai. Vai. Di qua. Ora questi si disattivano? No, però vanno nella nostra direzione almeno. Allora, andiamo molto lentamente. Ecco fatto. Allora, aspetta. 1, 2, 3. Io sto fermo qua, eh. Ogni tanto vado un attimo indietro, ma per la maggior parte sono rimasto fermo. Ecco fatto. Andiamo dall'altra parte. E quando mai ti sbagli. Allora, anche con Bob li possiamo lanciare indietro colpendoli. Ma Bob è molto meno preciso. Almeno la codata dell'anello mancante li rispedisce giusti. Duh. Mi ha fatto ridere che il nastro trasportatore l'ha riportato indietro. Dai, ancora una. O due, non lo so in realtà. Ah, l'ho mancato. Dai, ancora uno. E più più. Dove cacchio l'hai lanciato, Bob? Vabbè, continua così. Aspetta. Ecco fatto. Perfetto. E ce l'abbiamo fatta. Qua non c'è nulla? No, ci sono solo sfere. Andiamo. Allora, di qua. Di qua e di qua. Guarda come si diverte lui. Wow. Fine capitolo? Strano. Senza esitare, ma facendo attenzione ai cloni. Certo. Basta che non hanno il raggio congelante poi per il resto. Come devo fare? Ah, ecco di qua. Usa il clone per superare il bioscanner della porta, Bob. Vieni qua. Scendi giù. Scendi, bravo. Scusa un secondo. Vabbè, no, non penso sia chiuso. Preso, calmo. Ok. Ecco, vabbè, andata a fanculo. Ora fai attenzione, Bob. Quei cloni ti stanno cercando dappertutto. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Accesso consentito. Oh, fammi risalire. Ok. Perfetto. Credo che la via più semplice fosse dall'altra parte. Però il gioco ti fa andare di qua se vuoi ottenere il moltiplicatore. Ehi! Ok, questa potrebbe essere un attimo un filo più difficile, visto che il coso gira. Ok. Perfetto. Aia, mi ha fatto malissimo. Ok, vai, 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 vai. Vai. Oh, calmo. Ok, ci abbiamo tempo. Ed infine, altro moltiplicatore. Lì ce n'è un altro. Dai, ci abbiamo tempo. Mi serve però qualcosa. Ecco, quando mai. Mi serve un oggetto per riuscire a passare la grata. Ecco fatto. Dai, 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 dai. Bob, Bob, Bob. Ok. Ecco fatto.
Allora, aspetta. Aia. Sempre quando meno te lo aspetti c'è il raggio. Vai, 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 vai. Perfetto. Allora, per arrivare di là dobbiamo fare un attimo un giochino. Fatto, vai giù. Perfetto. Dio mio. Allora, meno male che siamo andati subito dalla parte giusta, allora. Aia, che cacchio. Dai, 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 vai via. Ok, no, 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 Bob, 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 Bob. Vai, ok. Perfetto. Ottimi risultati, Bob. Che è successo? Ecco fatto. Ecco qua, a posto. Come se poi fosse difficile riuscire a tornare indietro a volte. Non so perché sono stupido e non ho aspettato. Mettila qui. No, più avanti. Ecco fatto. Spoink. Spoink. Allora, me ne serve un'altra. Ecco perché me ne servivano due. E scusami, come la prendi un'altra? Devi essere vicino a qualcosa, Bob. Il livello di sorveglianza è più alto. È vero, sono cretino ogni volta. Ogni volta mi faccio fregare da questo enigma semplicissimo. Ma è perché penso sempre al modo più difficile per prendere le altre cose. Calmo. Quel laser neanche sono arrivato, già mi sparano. Allora, prendiamo il laserone. Allora, calmo, torna indietro. Ok, vai di qui. Perfetto. Uff, Dio mio, quanta fretta che ho dovuto fare. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Perfetto. Ok, dai che ci siamo. Dai, ecco fatto. No, 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 giù. Che fai, pazzo? Prendi la scatola perché non si sa. Ma io avevo già un'altra scatola? Non riesco a passare, c'è la scatola di mezzo. Ecco fatto. Ok, per un attimo mi ero buggato sopra la scatola. Quasi. Vai, 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 vai. Sbrigati. Ecco fatto. Bene, Bob. Allora, devi superare quella porta. Girati. Ecco. Mandami giù. Ecco fatto. Allora, scendiamo qua per il moltiplicatore. Ecco fatto. Aspettiamo che il laser passa. Di qua. Ok. Aia, lo sapevo. Non posso entrare, peccato. Però perlomeno possiamo passare ora. Accesso consentito. Di nuovo parte il laser al plasma. Dovresti sapere dove ti trovi. Devi seguire la torretta aliena al plasma. Ehi, altre barrette al plasma. Spara tutto su binari? La cosa mi diverte alquanto.
Mi diverte alquanto il fatto che un gioco del genere abbia uno sparatutto poi anche. E spoink. Ah, io non so se serve distruggerle o meno, però. Ecco fatto, abbiamo fatto un tamponamento. Via dalle scatole. Mi diverte un sacco il fatto che loro cercano di spararci e noi gli buchiamo la nave. Non riesco, ecco. Non riuscivo a capire dov'è che era il pezzo che sparava il laser. Oh, comunque Bob, chiamalo scemo scemo, però mira bene, eh. Boss fight, ovviamente. Bob, devi aprire quella porta. Prova a distruggere i lanciarazzi. Fosse stata difficile. Dai, qualcun altro? Ho proiettili infiniti e nessuno mi può fermare. Effettivamente non ci avevo pensato. Non avevo pensato che la barriera poteva proteggermi. E ho preso dei danni da qualcosa. Ma alla fine riescono a spararmi, a quanto pare. E allora è meglio sparare ai robottini, non alla loro navicella. Ecco fatto. È stato facile facile. Allora, credo che comunque la barriera possa comunque proteggerci dai laser, ma solo per tot colpi, visto che il simbolo della barriera è ancora lì e ogni tanto sta perdendo potenza. Però ehi, meglio così, guarda, perché alcuni momenti andava talmente veloce che era l'unico modo per proteggersi. Ecco fatto. Tanto sono tutti punti extra. Aia. Inizia a essere un po' tanti i colpi, Ok, l'ultima, ecco fatto. Uff, qua l'abbiamo rischiata. Non voglio negare che qua l'abbiamo rischiata. Le mie gambe, non sento più le gambe. Oh, a posto, io non ho le gambe, che sciocco. Perché questa scena? Non... No. Vabbè. Vediamo. Beh, non tutti possiamo essere dei super geni. Ma va a cagare, no? Dai. Va caga.